Ciao e benvenuta sul mio canale. Io sono Irene, infermiera in ambito pediatrico, consulente per allattamento e baby wearing, ma soprattutto sono una mamma. Ciao e bentornata sul canale. Allora, oggi di cosa parliamo? Parliamo di una giacca per portare, quindi tema baby wearing. Ovviamente adesso è arrivato il freddo e ci tengo a presentarti questa giacca perché l'ho comprata, mi sono trovata benissimo e quindi penso che sia qualcosa che potrebbe esserti veramente utile. È una giacca che si può usare in gravidanza, si può usare senza pancia, senza bambino, quindi anche diciamo normalmente, e questo ci aiuta a non sprecare soldi perché anche una volta che abbiamo finito il nostro percorso baby wearing effettivamente è qualcosa che possiamo continuare a utilizzare. In più, la particolarità di questa giacca che a me ha convinto tantissimo e mi è piaciuto è stato il fatto che è una giacca estremamente sottile. Questo permette proprio di poter portare bimbi un pelino più grandi anche sulla schiena senza necessità dell'inserto, per esempio, e poi è comunque maneggevole. E l'altra particolarità che mi è piaciuta tantissimo è che è antivento, perché io sono una molto freddolosa e generalmente il cappotto l'inverno non lo metto mai, nessun tipo di cappotto, neanche in autunno riesco, perché basta quel venticello lieve lieve che a me dà un fastidio perché effettivamente poi ho proprio freddo. E con questa giacca devo dire che fino adesso non ho mai avuto freddo e mi piace tantissimo. Vado subito a fartela vedere indossata così ti dico tutte le caratteristiche. Ecco qua la giacca. Allora, come puoi vedere, cerco di farmi più indietro possibile, arriva poco, cioè a livello della coscia, quindi copre bene sotto senza però essere troppo lunga, quindi non un giaccone lungo e impegnativo, ma rimane anche a livello, diciamo, casual, secondo me molto carina. Una particolarità che ha è il polsino, che è cucito ovviamente con la parte del cappotto qui, e che dà un più per la questione antivento, perché vi giuro è comodissimo, non stringe, è un tessuto molto leggero. Penso anche traspirante, onestamente. Penso sia un tessuto comunque tecnico a livello proprio, diciamo, pratico. La cerniera, anche questa è sottile e ha qui un piccolo gancio appunto per portarla su e giù. Sembra una cavolata, ma in realtà è molto molto comodo. Ha un cappuccio. Anche questo, vediamo, all'interno c'è proprio il tessuto anche qua antivento, questo nero, quindi anche la parte della testa viene protetta in questo senso, quindi ampio, carino, anche da tenere su così, non male, se appunto fa freddo oppure magari c'è qualche gocciolina di pioggia, ecco, non una pioggia importante perché ovviamente è un cappotto quindi non è impermeabile, però finché gocciola così va bene, ecco. Qua posso in realtà chiudere, quindi se c'è più vento e ho bisogno di chiudere posso farlo. Tenete conto che io peso circa 60 kg circa, ok, qualcosina di più, e sono alta 1,69 e ho preso una taglia S. Come spalle arrivo qua, quindi direi giusta, e la manica è perfetta, quindi non è lunga, non è corta. Volevo farvi vedere le tasche. Ecco qui, queste sono le tasche, scusate il retroscena di tutti i Lego delle bimbe, prima o poi avrò un ufficio. Comunque, queste sono le tasche, si chiudono con la zip. Ecco, l'unica cosa, l'unica nota che non mi piace tantissimo è proprio la tasca, cioè visivamente sì, ma mettendo dentro la mano mi dà leggermente fastidio sotto, non tanto, proprio una cosa leggera leggera, cioè è come se fossero un pochino piccole, le avrei volute leggermente più ampie, forse un pochino più in basso, in modo che la mano scendendo forse non mi avrebbero dato meno fastidio, però questa è una mia ovviamente impressione personale. La giacca dentro si presenta così. Non ha nessun inserto, cioè non ha dentro un qualcosa per portare, è una giacca che va a coprire
la mamma col bambino nel suo supporto, ok? Dentro, come vi dicevo, c'è il tessuto tecnico. Questo non è una tasca in più, ma è la tasca che troviamo fuori, ok? Quindi il contenuto risulta qua dentro, ma non è una tasca aggiuntiva. Le cuciture sono davvero perfette, devo dire. Dietro anche, come vi dicevo, la lunghezza va bene e, se non ricordo male, adesso lo trovo, esatto, ecco qua, ha anche la possibilità di chiudere, nel senso di ho il mio bambino in fascia, ok, il bambino è ingombrante qua, mi rimane la giacca larga, che cosa faccio? Prendo, tiro e accorcio sotto, cioè chiudo un pochino in modo che rimanga più aderente per il discorso dell'antivento e dell'antifreddo. Quindi anche il mio bambino all'interno non va a prendere freddo, perché io ho chiuso sotto, passa meno aria, meno freddo, e quindi ha una sicurezza in più. Sono una serie di piccoli dettagli che rispetto ad altre giacche per portare me l'hanno fatta valutare proprio come acquisto, perché ho detto, per me è una delle giacche migliori che c'è sul mercato in questo momento, e per il prezzo che ha direi che è ottima. Non significa che non esiste niente di migliore, significa che io non l'ho provata, ok? Tra quello che ho provato io, questa mi sta piacendo veramente veramente tanto, e soprattutto mi piace anche la linea anche senza inserto. Vi faccio vedere come si monta l'inserto e poi vi lascio a un'altra parte del video dove ve la faccio vedere provata con Gaia dentro al marsupio. L'inserto è questo, che si può usare per la pancia, nel senso, è vero, rimane il cappuccio, ma si può girare tranquillamente all'interno e quindi rimane se hai il pancione, oppure appunto il suo scopo primario è quello di portarci il bambino, nel senso di coprire il bambino portato. È semplicissima perché effettivamente va semplicemente agganciata alle due zip, quindi da una parte, ovviamente dove ho la parte trainante sulla giacca la infilo così, e dall'altra parte prendo l'altro lembo e la parte trainante ce l'ho sull'inserto. Una volta che l'ho messa, tiro su. Adesso io lo tengo perché non c'è dentro la bambina, ovviamente. Quello che vi dicevo prima, qua si può anche chiudere, ha diverse regolazioni anche il cappuccio per il bimbo, e dicevo, se si porta con la pancia, a mio avviso basta far così e non risulta neanche il cappellino davanti, che magari non è, cioè, boh, esteticamente preferirei non vedere, mettendo dentro il tutto, andando in giro con un bello sciarpone. Abbiamo fatto, quindi ha l'inserto con la doppia cerniera, quindi che si sfila da entrambe le parti e si rimette tranquillamente, perché si aggancia proprio qua sotto alla cintura della giacca. Poi abbiamo la parte del cappellino che è regolabile, quindi allargato tutto per i bimbi ovviamente più grandi, per il bimbo piccolo basta chiuderlo, e anche qua abbiamo la parte per stringere la circonferenza, sempre per la questione regolabilità. Stando il bambino a questa altezza, diciamo che il cappellino vi serve più che altro per proteggerlo, però comunque sarà attaccato a voi, sarà appoggiato al vostro petto, perché questa è la famosa altezza bacio. Io spero che questa recensione ti sia utile, soprattutto dato il periodo freddo che stiamo vivendo. Per acquistare questa giacca ti lascio il link qua in info box, ti lascio sia quello della giacca che ti sto recensendo, sia quello del sito in generale, dove trovi comunque tutte le loro opzioni di giacche, che a mio avviso sono tutte valide, però oggettivamente questa è quella che ho comprato io e che ho scelto per le mie esigenze, perché c'è chi preferisce magari avere anche l'inserto dietro, allora è un altro modello di questa giacca, ecco. Io ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video.